Ciao ragazze, bentornato a un nuovo video. Questo sarà un video un po' chiacchiere, un po' spacchettamento novità. Chiacchiere perché ci eravamo lasciati con l'ultimo video Essence. In realtà volevo fare due chiacchiere con voi, innanzitutto perché ci tengo veramente tanto a ringraziare tutte le ragazze che mi hanno scritto in privato, che comunque mi hanno dedicato insomma un po' del loro tempo per chiedermi come stavo, chi mi ha chiamato, chi mi ha scritto i messaggi, anche chi mi ha scritto su Instagram, insomma a chiunque sia abbia comunque speso 5 minuti di tempo per scrivermi. Per le altre ragazze che comunque non mi seguono su Instagram, quindi magari fanno fatica a capire, ringrazio tutti perché ho fatto circa 15-20 giorni fa un piccolo interventino levato. Avevo praticamente una grossa ciste di grasso, si spera, dietro questa spalla, dietro la spalla destra, e quindi siccome col passare dei mesi era diventato veramente enorme, soprattutto poi si era un po' infettata, quindi insomma non me la faccio lunga, praticamente ho fatto un piccolo intervento, l'ho dovuta levare e ho avuto dei punti e quindi niente, insomma, non è niente di grave, tutto si supera, però appunto vi volevo ringraziare perché veramente mi ha fatto non piacere veramente di più che mi avete scritto. Quindi veramente grazie, grazie, grazie. E quindi adesso sono ritornata a lavorare perché non potevo muovere la spalla per via dei punti. Questo era l'aggiornamento post intervento. Praticamente tornato da lavorare, mi è arrivato il pacchettino tedesco. Non ho ordinato in nessun sito, ma diciamo queste cosine grazie alla mia amica Anna, ti mando un bacione grande che come al solito non fa poco, ma fa tantissimo ed è sempre preziosa. Ho detto a Anna che volevo alcune cose perché volevo assolutamente prendere il pennello e il blush della nuova collezione di Essence della Lights of Orient. Perché? Perché questi due prodotti non saranno in vendita in Italia, quindi la collezione uscirà ma senza questi due prodotti e io li bramavo perché veramente sono meravigliosi. Quindi non mi perdo in chiacchiere, dopo tutta questa premessa chiacchiericcia vi faccio vedere subito cosa ho scelto. È riuscito ad accaparrarsi anche per me il pennello della Limited Edition, quindi è il brush, sì, blush brush numero 01, ma c'era solo questo pennello. È con il manico, vedete, dorato, un dorato bronzo scuro. Qui al manico la ghiera nera, questi disegni appunto sempre in nero e il pennello è di due colori, quindi in setole veramente morbidissime, cioè è una coccola questo pennello e ha il taglio appunto obliquo, quindi classico dei pennelli da blush. Devo dire è molto leggero, quindi non è assolutamente pesante e appunto mi faceva piacere averlo perché sapete io amo veramente pennelli Essence perché secondo me sono i pennelli al momento che rientrano nella fascia low cost e che però hanno veramente delle prestazioni assurde, soprattutto considerate che dopo anni i pennelli sono sempre lì e sono sempre perfetti. Questo mi piace tantissimo, è morbidissimo e non vedo l'ora appunto di usarlo. Io non ho resistito, sono stata un po' cafona e ho swatchato già la palettina, ma purtroppo quando mi sono trovata davanti il pacchetto, questa era la collezione secondo me che io attendevo di più con ansia. E quindi quando ho visto il pacchetto non ce l'ho fatta, perdonatemi. Allora, questa è la palette, questa arriverà in Italia, ha questo gioco di intrecci, vedete così, sulla parte davanti della palettina, sotto a questo tipo specchio dorato che appunto fa vedere tutto il packaging, il rilievo, e questi sono i colori. Vabbè, qui ha un ampio specchio e queste sono le colorazioni. Allora, abbiamo un champagne chiaro, un bronzo chiaro, un malva, un vinaccio a borgogna e poi questi due colori qui che sono praticamente un
tipo marrone violaceo, e un marrone invece un po' più scuro, questo qui. Veramente bellissima, dopo vedrete gli swatch a seguire. Questa palettina ha 9,12 grammi di prodotto, 12 mesi di PAO. Contiene carmine ed è made in PRC, quindi significa Repubblica Popolare Cinese. Poi ho scelto questo prodotto per il viso che è un bronzer. Anche questo l'ho sbocciato perché volevo capire la colorazione. E questo è lo 01 perché in realtà di questo prodotto esistono due varianti, quindi lo 01 che è quello che ho scelto io, che è il più chiaro e appunto adatto alle carnagioni chiare medie, e poi c'è lo 02 che è molto più scuro. Allora, questo è nel dettaglio il bronzer, ha una parte marroncina, però comunque sia non troppo calda e non troppo aranciata, e poi nella parte centrale ha questa sorta di illuminante, anche se non è proprio luminoso, ma è più un satinato. Devo dire che è troppo bello, cioè la trama è veramente spettacolare. Questo appunto era lo 01 e sono 8 grammi di prodotto, made in Poland, contiene carmine e ha 12 mesi di PAO dall'apertura. Per rimanere in tema di packaging uguale, ho qui il blush, che è appunto quello che insieme al pennello entrambi non saranno in vendita qui da noi, ed è questo qui, lo 01, ma in realtà c'è solo questa colorazione. Sono 7 grammi di prodotto, 12 mesi di PAO, contiene carmine, è sempre made in Poland, quindi uguale al bronzer. E questo qui è la trama con la colorazione, trovo che sia veramente spettacolare. Ha questo rosa, rosa cipria malva centrale, e poi questo viola malva più scuro, che è veramente qualcosa di spettacolare. E qui state vedendo gli swatch, bellissimo. Poi, per rimanere in tema con la collezione, non potevo non prendere dei prodotti labbra, non, cioè veramente mi conoscete ormai, e sono questi tre, li ho presi tutti e tre perché sono appunto tre colorazioni diverse proposte e sono dei matte lipstick. Questi hanno 1,9 grammi di prodotto, 12 mesi di PAO e made in Poland, quindi sempre Polonia. Allora, hanno la chiusura, vedete così, cioè sono fatti così, e poi quando li rimettete il tappo, schiacciate, mi raccomando, perché se lo mettete in borsa fate disastri. Allora, sembra più quella di un lip balm più che di un rossetto. Questo è il numero 02 ed è appunto questo qui. Questo borgogna scuro, bellissimo. Poi c'è questo numero 01 che è un rosso molto bello, un rosso vinaccia. E poi per finire lo 03, che è questo malva, rosa malva, molto molto bello. Non vedo l'ora di provarli perché sapete che io ho un debole per tinte e tutto quello che è opaco, quindi rossetti, tinte, tutto quello che insomma è opaco è un problema per me. Nel pacchetto in realtà c'erano anche altre cose che avevo chiesto ad Anna, che vi faccio vedere molto velocemente perché comunque sono prodotti che qui non si trovano, quindi vabbè, ve li faccio vedere giusto per farvi vedere le novità. Allora, ho scelto questo Kabuki, che ha questo fiore bellissimo, super super morbido, perché cioè veramente non ho mai visto niente di così morbido, e ha il manico verde verde menta, verde Tiffany, quindi potevo non prenderlo secondo voi? No, ma a parte questo, il colore, il pennello veramente è qualcosa di morbidissimo. Io ho scelto sempre DP2, ma penso sia un'altra limited edition. Questo qui è un Make Up Correction Duo Stick della limited edition Match Point Beauty. È fatto così a stick praticamente, e non è nient'altro che un duo di correttori, da una parte verde per le imperfezioni, gli arrossamenti, e da una parte beige per appunto andare a coprire sopra, perché ovviamente quando si mette il correttore verde non si può lasciare solo il verde e basta. E lo trovo veramente molto molto carino e molto pratico come prodotto. Vediamo ora poi usandolo se veramente conferma la mia idea di praticità. E poi altri due blush, ma va.
Cioè, veramente io sono sempre io, ormai mi conoscete. Questo qui di Rival de Loop, che è la collezione, penso si chiama Petit Romance, non lo so, quella lì appunto ispirata a Parigi, alla Torre Eiffel, insomma molto carina, molto romantica come collezione, ed è appunto questo blush con queste quattro gradazioni di colore che mi piace veramente tantissimo. Quando l'ho visto alle ragazze che seguo tedesche, cioè tipo me ne sono innamorata ovviamente, idem per questo che invece è di Alverde ed è un'altra limited edition molto recente, comunque non penso che è uscita da tanto tempo. Questo è il numero 10, però non so che collezione era, sinceramente, ed è questo qui. I blush al verde sono veramente qualcosa di spettacolare. Io ne ho un altro che profuma di cocco. Questo no, non profuma di cocco, però è veramente meraviglioso e lo adoro. E questo sono veramente tantissimi grammi di prodotto perché sono 13 grammi, cioè non lo finirò mai. Per quanto riguarda il make-up, è finito. Ho altre due cose da farvi vedere. Allora, una è questa qui, che sono due in realtà bustine di maschera, penso ai sali tipo marini, qualcosa del genere, non so. Sempre di Rival de Loop. Io ne ho provato un'altra che mi ero trovata benissimo, che mi ha mandato appunto Anna, sempre lei carinissima, e poi avevo preso con lei che aveva fatto lei un ordine su un sito, non so qual era sinceramente, tempo fa, e avevamo scelto questi patch di Tony Moly che sono veramente qualcosa di spettacolare già solo a vederlo così. Praticamente si chiamano Kiss Kiss Lovely Lip Patch, come potete vedere, e sapete che Tony Moly è già venduta, la trovate molto probabilmente da Sephora. Online trovate poche cose, ma in realtà in negozio dovrebbero esserci più cose. Da me, per esempio, ancora non è arrivata. Comunque, questo qui in teoria sono tipo dei patch, tipo delle maschere, a quanto ho capito, che praticamente vanno tenute in posa dai 15 ai 20 minuti. Io la voglio provare perché sono veramente troppo troppo curiosa. E queste appunto sono made in Corea. Fatemi sapere se volete qualche aggiornamento sui prodottini Essence, perché gli altri magari non sono reperibili. Se vi interessa nello specifico qualcosa, fatemelo sapere, tanto sapete che io quando provo qualcosa su Instagram metto sempre la foto e magari tipo qualche commento di prima impressione. Quindi niente, fatemi sapere voi tutto come al solito, io vi mando un mega bacio, ciao!